E siamo pronti per fare schifo anche su Fall Guys, quindi state tranquilli perché è una delle prime partite, quindi chiaramente non ci so ancora giocare benissimo, ma comunque vediamo. Appena carica. Dai, che ci siamo quasi. Ho chiaramente notato dei difetti che però sono più gusti personali. Ovvero, innanzitutto, muovete verso gli ostacoli ghiacciati e correre al traguardo. Il problema di questo gioco è che non mi fa sentire le vibes di Takeshi's Castle perché è tutto troppo gommoso. Fammi sentire il pericolo nelle vene, no, niente. E poi sembra tantissimo Mario Kart o Mario Party, cioè. Quindi proprio. Vabbè. Adesso vediamo, eh. Ecco qua la live. Quindi queste sono opinioni, poi chiaramente. Il resto va anche bene, però. Poi mi dà fastidio che non c'è un pulsante di cosa. Cioè, questa è la cosa in teoria, però. Mi dà fastidio perché si va piano. E mi ricorda tantissimo una pista invernale di Mario Kart, questa pista, non so perché. Con calma. Ma io poi non ho mai capito, ma prendere gli avversari è mai servito a qualcosa, no? Perché è vero che blocchi l'avversario, ma ti blocchi anche tu, quindi boh, non so. Ecco, li ho beccati tutti, tra l'altro. Ce la possiamo fare, dai! Dai che ce la facciamo! Dai che ce la facciamo! Come sono volato! E guarda che mi becco. Ecco, lo sapevo. Te l'avevo detto! Attenzione! Attenzione! Sfrutta il rimbalzo, attenzione! Ma sei gratis, dai, non ne abbiamo già parlato sul gruppo che era gratis. E quindi mi aspettavo ci foste già tutti. Eccolo, la catapulta di merda. E comunque sta solo su Epic. Dai però, però ste cose no, eh. Stanno andando bene fino adesso. No, ste cose non le vogliamo. Ma porca miseria. Vabbè, ho capito. E io poi non ho. Cioè, io capisco per carità per i punti, eccetera. Però. Scusami un po', Fall Guys. Io non è che ti vorrei dire, però. Guardate uno sconosciuto che gioca, mi scoccio. Cioè. Fatelo dire. Quindi per forza che quitto per forza se mi butti fuori, quindi non ha molto senso comunque. Comunque sta andando anche abbastanza fluido, per quanto si vede che gioco in 720, però. E come vedi comunque faccio schifo, ma immaginavo. Non lo so, guarda, sono tutti presi con i giochi di Telegram. Per così poco. Non ti ho neanche fatto una vada kedavra. Muoviti attraverso gli ostacoli giungleschi e corri al traguardo. Cioè, è lo stesso gioco di prima in un'altra area, mi stai dicendo? Complimenti. Molto vario sto gioco soprattutto. Sì, ma tanto non è importante, tanto penso solo a Ratchet, quindi non importa. Magari a Neko può essere più utile, ma Nico. Lascia perdere. E uno e si parte. Ma io poi vorrei anche sfidare proprio qualcuno che conosco per sapere se
sono l'unico che non riesce a vincere. Anche se in realtà devo ammettere, nelle prime partite ce la facevo anche. Vabbè, se mi rallenta l'acqua, ok. Poi, tipo, dopo la terza partita, ho iniziato a perdere. Non si sa perché. Cioè, sembrava una roba scriptata, ma perché dopo la terza partita uno deve perdere? Sì, vabbè, qua è un inferno comunque. E vabbè, però, e niente. Dai, permesso, grazie. Minchia, ma vi levate? Ma porca miseria. Oppla là! Troublemaker, non so perché, ma va bene. Eh sì. Io mi immagino gli sviluppatori che si sono messi lì a fare gli effetti sonori con la bocca. Pupu, pupu. Tutti a sputare. Ma si basa su questo Fall Guys, il fatto di essere in troppi, chiaramente. Però rimane il fatto che io voglio percepire il pericolo nelle vene come Takeshi's Castle. Se mi fai tutto il gioco gommoso, non lo percepisco più. Dai, basta che ti butti da una parte, non per... Ma porca miseria. Vabbè. Però ho scoperto che se quitto troppo prima non mi dà la ricompensa. Invece se aspetto un po' mi dà qualcosina, non so perché. Oh, ma non capisco, perché non mi sembra di aver neanche cambiato modalità. Cioè, spettacolo in solitaria. Secondo me in squadra è peggio. Insomma. Per il momento solo in solitaria, dai. Ma Nico non è importante, tanto giocare, continua a giocare, c'è tranquillo. Poi arriverà, ecco. Muovete sugli ostacoli ghiacciati con il traguardo. Bene, quello di prima. Non mi aspettavo neanch'io che un multiplayer fosse così fluido. Vabbè che è fatto in Unity con le capsule di Unity, però. Tra l'altro non so se è più facile col controller PS4, ma più o meno. Ma porca miseria. E dai però, sta pista di Mario Kart. Prima ce la facevo meglio. Dipende magari anche dal comportamento altrui. Posso passare? Non posso passare. Dai, su. Oppete. Che miseria! Mi sono salvato! No, no! Ma che cavolo, mi ero salvato! Ah, si vola proprio qua. Permesso! Oppla là! E qua non so come superarlo, cioè. Mi blocca il personaggio. Adesso sto andando. Non ho finito niente. Non posso neanche avere la soddisfazione di capire come andare avanti. Bello, che bello. Scommetto che Zelda mi avrebbe dato più soddisfazione. No, in realtà sto bene così.
Sì, muoio prima di capire cosa devo fare. Sì, cos'altro vuoi capire? Il punto è che non si capisce niente, esatto. Quindi questo gioco ha ben poco di Takeshi's Castle, come dicono tutti, perché veramente sembra di essere in una dei gonfiabili per bambini, cioè una roba pazzesca. Poi te lo segno io, tanti per aggiungere nel traguardo. E il bello è che poi danno anche le consegne, come se il gameplay cambiasse. Ci sono degli ostacoli, io al traguardo, fine. Questo è tutto Fall Guys, non è che c'è di spiegarmi. Questa in realtà dovrebbe essere una delle piste che ho finito la prima volta. E via, si parte! Mi fa sentire in Mario Kart, non è normale questa cosa. Perché non ci sono macchine. Guardalo, 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 il checkpoint. Dai, vabbè, ce la facciamo, ce la facciamo. No però, no però, e non c'è la ringhiera, e niente, la fine. Eccolo, eccolo, eccolo. Dai, però, con ste cagate! Ma che palle! Oplala! Dai, ma dai! Ste ciambelle di merda! Dai, però, sei stronzo, eh! Mi sto divertendo un sacco, eh! Ma veramente! Sta capsula di merda che non va avanti! Dai, checkpoint! Che cavolo. Guardalo lì. È tipo il gioco di me contro te, sta roba. Dai, però, dai! Ma che palle, però. Non si può fare. Ma poi scusa, però. Cioè, vedi, non fa proprio per me sto gioco perché ci metto un po' a farlo il livello. E vabbè, poi però ci metto troppo e quindi mi dice, vabbè, ciao, abbiamo vinto. E allora, cioè. Boh, per quello, perché giochi solo il single player? Perché almeno i single player mi lascia un attimo capire. E quindi è normale che non riesco. Ma tanto mi sa che non durerà tantissimo Fall Guys, perché è inutile che ci gioco, inutile, oggettivamente inutile. Cioè, mi dite, ma io come posso portare Fall Guys ogni mercoledì? Non ha senso. Tanto per far vedere un pezzo, questo che cade, io che vengo buttato fuori dalla partita perché ho perso, è inutile che facciamo una serie. Cioè, ci ho provato. Forse mercoledì sarà con Zelda, per forza. Le visual tanto non mi sono cambiate, quindi tanto vale. Direi che concordate con me. Questa è forse la pista più facile che si può trovare, mi sembra. Perché poi è fondamentalmente un corridoio perché si basa sulle porte. E si ficca! Sono passato, dai, sono passato. Che miseria sul bordo della vita! Ma... Dai, 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 dai! Per
Permesso. Oh. Dai che ce la facciamo. Forse. Minchia, minchia come salgono. Guardalo lo stronzio. Eh sì. Si vola, si vola. Ma siete, ma siete veramente una roba incredibile. Eh certo. Ce l'avevo quasi fatta. Arrivavo e lo facevo. Guardate che mi ricordano i portachiavi di Winnie Pooh. Che bello giocare così, eh? Sto migliorando cosa? Lo dici solo perché vuoi giocare con me tanto, quindi... Cioè, almeno in Rocket League a caso riuscivo, qua neanche quello. La cosa divertente è che Nico non ce la farà giocare. Tra l'altro avevo sentito che c'era un clone di Fall Guys, era tipo Slumble Guys, non ricordo. Ma ci sono solo tre piste? Che fastidio, ma puoi camminare così? Guarda che la fatica che fa in salita. E questo è uno. Arriva la parte difficile. Olè. No. Ma perché? L'ho evitato. Si spera di farcela, eh? Che dici? No, non saltare così, stronzo! Dai, però. Dove sono? Di qua. Ma che palle, però! Vabbè. Guarda quanto mi diverto. Guarda, guarda il multiplayer. Guarda. Mi fa piacere. E io devo giocare con uno che mi ignora totalmente. Vabbè. Ah, che vita. Ma tanto è tutto inutile. Non ha senso che ci giochi a Fall Guys, quindi... Mi fa piacere che ho ripetuto tre volte in questa live che non ha senso che giochi a Fall Guys. Bam, tutti ne avete scaricato. Mi fa piacere che ascoltate il vostro streamer. Ho capito, ma adesso ho testato il gioco in live e vi sto dicendo che non ha senso che io giochi in live. Lo vedete anche voi. Cosa stiamo facendo? Niente.
ho detto che toccava Zelda. Ma porca miseria, il problema è che Zelda devo scaricarlo. E poi sarebbe un casino perché dovrei avviare la live, perché fare poi un misto su YouTube di Zelda e Fall Guys lasciamo perdere. Quindi magari questa live comunque me la tengo un po' così, vedo su YouTube se Fall Guys funziona, ma mi sembra di no, è solo in live che va. Però intanto ho giocato Fall Guys, che bello. Minchia sto ciccione che passa, guardalo. Oppete. No però, no però. Dai però. Dai però! Ok. Sì, vabbè, cos'è sta roba? Guarda che momento di Super Mario qua. È Super Mario questo livello, è pazzesco. Come fa? C'è il bello, cioè non solo ci fanno le capsule di Unity come personaggi, ma in più hanno lo stile di Super Mario sti livelli, ma io non lo so. Sì, perché stava andando tanto. Si sperimentano come tutte le cose. Non so se sai come funziona lo streaming. Si prova. Quindi per giocare a qualcosa che mi stressa di più di un single player, che non mi porta più spettatori del solito, quanto vale. Attenzione, brividi, brividi signori, brividi, brividi. Per forza. Una volta su 1000 mi fanno la cortesia di farmi vincere. E il gioco è talmente adrenalinico che neanche vincere mi emoziona, almeno su Rocket League esultavo anche. Ma tanto è con Splatform, che c'entra? Mi interessa sugli ostacoli, completo i giri del percorso, pensa a te. Facciamo i giri come Mario Kart sempre, mi fa piacere. Guarda, guarda come si arrabbiano. Sto martello di merda. E sono ultimo, se... Poi fanno gli stessi rumori di Yoshi, cioè è tutto collegato sempre, bellissimo. Pinzato a caso, non serve a niente pinzare la gente comunque. Posso entrare? Oh. Lo so, ecco che mi prendo in giro, eh. Permesso. Ok? Dai, buttati, sei lì! Guarda te, ma guarda te! Ma dai!
Tanto sono tutti al secondo giro, io non so cosa serve che continui. Non sale, non sale, non sale. È tutto inutile. Tanto non è che se cambio strada cambio, sono sempre ultimo. Ecco, come vi dicevo. Cioè, ma non mi sembra neanche logico per voi. Cioè, cosa serve guardare uno che gioca così a Fall Guys? Cosa serve? A niente. Sì, nel dubbio avrei dovuto scaricarlo lo stesso, Zelda, però. Per forza, allora ci vediamo dopo, dai. Se lo scarico e arrivo così ho la live divisa e scarico più in fretta.